Una giornata qui a Principe di Piemonte dove si sono incontrati bancari, consulenti, aziende, cioè responsabili di aziende, per parlare degli strumenti necessari, a questo punto io direi indispensabile, perché il rapporto tra l'azienda e la banca sia migliore possibile da entrambe le parti, è così? Eh sì, certo, siamo stati qui in questo splendido scenario e abbiamo un po' condiviso con gli amici e con i partecipanti degli strumenti che in questo caso Banca Sistema può mettere al loro servizio per smobilizzare crediti che vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Abbiamo voluto, diciamo, concentrarci sui crediti certificati sulla piattaforma del MEF, strumento che lo Stato ci dà a disposizione e ci permette di utilizzare e che riteniamo possa essere uno strumento di facile utilizzo e di semplice, diciamo, costruzione con le aziende. Quindi Banca Sistema in questo convegno ha voluto porre l'accento proprio su questo tema, semplicità di accesso al credito per quei fornitori che invece hanno difficoltà a smobilizzare le loro fatture verso pubblica amministrazione. Sembra quasi in questo caso che uno dei vostri ruoli si sovrapponga a quello dei consulenti che praticamente fanno da intermediari fra l'azienda e la banca. È così? Oppure comunque la figura del consulente aziendale è sempre indispensabile? C'è sicuramente sinergia, c'è sovrapposizione e c'è soprattutto collaborazione. Ci aiutano a, diciamo, a monitorare meglio il territorio, ci aiutano eventualmente anche a evitare qualche piccolo inciampo che è sempre dietro l'angolo e quindi siamo ben lieti di poter collaborare e di farci aiutare nello sviluppo sul territorio da consulenti e da società e società come appunto quella di mediazione. Aura mediazione di Gianfranco. Quali sono le problematiche con le quali si presenta in genere a voi un'azienda? Cioè, che vi dice? Ho problemi di soldi, ho bisogno di credito, voglio un finanziamento, oppure? Ho problemi ad incassare i miei crediti, col fatto di, diciamo, avere difficoltà, avere un capitale circolante, un portafoglio di lavori interessante, possibilità di sviluppo, ma poi non riuscire a monetizzarli, è certamente il primo problema che l'imprenditore spesso ci pone di fronte. Quindi cerchiamo appunto attraverso questi strumenti, quello di cui le ho accennato in precedenza, di aiutarli. E sono crediti nei confronti di altre aziende oppure c'è di mezzo anche lo Stato? Per quanto ci riguarda, il focus è sullo Stato. La banca nasce nel 2011 proprio in un momento particolare di gestione di pagamenti da parte della pubblica amministrazione e la sua vocazione rimane questa, quella del smobilizzo dei fornitori della pubblica amministrazione.